Un solito appuntamento con lo sport su canale2.com, questa volta di martedì, perché in forma consuetudinaria è il lunedì la serata dedicata allo sport. Per parlare fondamentalmente di calcio dai più piccoli, dunque dalla scuola calcio, dal percorso iniziale che hanno i giovani che poi si affacciano nel calcio a 11 in forma agonistica e dunque passeremo parlando dell'eccellenza, ma soprattutto del campionato di promozione, dove militano due squadre molto vicine al nostro territorio, che sono il Marsala FC e il Petrosino. Per quanto concerne proprio queste due società, diciamo che la domenica calcistica non è stata delle più clementi, visto che entrambe hanno subito ben quattro reti, seppur il Marsala sabato a Partinico nel primo tempo ha disputato una buona gara, rischiando sull'1-0 di riuscire a raddoppiare, ma poi nel secondo tempo probabilmente la tenuta atletica è venuta un po' meno ed è uscita fuori la squadra di casa che ha punito, forse con un risultato troppo severo, la squadra di Nanni Amodeo. Di questo e di tanto altro parleremo grazie all'ausilio dei nostri ospiti. Dunque invito la regia ad aprire le immagini. Alla mia destra il direttore generale del Marsala Football Club, Diego Renda. Buonasera Diego. Buonasera, buonasera ai telespettatori, buonasera. Mentre alla mia sinistra il presidente della polisportiva ASD Boeo, Fabrizio Di Trapani. Buonasera di Dola, buonasera a tutti i telespettatori. E Leo Valenti, dirigente della medesima società. Buonasera Nicola, buonasera a tutti. Inizierei intanto con Fabrizio parlando di calcio giovanile, della sua società, mentre a breve scorreranno alcune foto che appunto si riferiscono alla polisportiva Boeo, per intanto raccontarci com'è nata questa passione per il settore giovanile e da quanti anni questa società cura i più piccoli. Ma questa passione nasce, sono stato sempre nel mondo dello sport con la Boeo che nasce nel 1982, come tu ben sai. Poi dal 2010 inizio ad occuparmi di calcio giovanile con la Polisportiva Boeo. Società che negli anni ci siamo prese tante belle soddisfazioni, poi da un po' di anni a questa parte, fra il Covid e fra altre alcune vicissitudini, abbiamo ridotto un po' l'attività e continuiamo solo con le categorie piccoli amici, primi calci, pulcini ed esordiente. La nostra attività viene svolta naturalmente presso il Centro Sportivo Spagnola Club, già dal 2000 che siamo lì dentro, in quella struttura, una struttura dove ha visto passare tanti bambini che si sono venuti a divertire nella nostra scuola calcio. Come tu poi ben sai che negli anni ho avuto delle varie collaborazioni con le varie società, con le varie Marsala, però poi il calcio a Marsala sappiamo sempre come va a finire. Comunque mi sono preso delle belle soddisfazioni con noi il calcio giovanile, con i bambini, e da circa 5 anni che abbiamo sposato un progetto con l'Academy Perugia Calcio, con il nostro direttore Mauro Lucarini siamo in buonissimi rapporti, infatti i nostri bambini, i nostri tesserati vestono tutti l'abbigliamento del Perugia Calcio e frequentemente o annualmente andiamo con qualche ragazzino lì per fare visitare la struttura, per fare l'esperienza al bambino di quello che è un settore giovanile importante come quello del Perugia. E una volta l'anno si faranno i corsi di formazione per i tecnici del Perugia Calcio delle società affiliate. Gli altri anni siamo stati a Palermo, ad Agrigento. Quest'anno, molto probabilmente, fra qualche mese, questo corso si terrà a Marsala, sarà in 2 giornate, dove verranno i tecnici del Perugia assieme al direttore generale Mauro Lucarini dell'Academy Perugia e faremo un corso di aggiornamento per i nostri tecnici e per tutti i tecnici affiliati al Perugia Calcio della Sicilia occidentale.
Comunque, ci siamo sempre prese delle belle soddisfazioni. Il nostro obiettivo è quello di fare divertire i bambini, farli crescere in un ambiente sano, pulito e farli. Poi se c'è qualcuno che ha la stoffa, ecco, come si suol dire, magari andrà in altre società, andrà a calcare campi ad 11 più grandi e farà attività agonistica. Ecco, quali sono i tecnici che fanno parte della tua società? Allora, i tecnici, più che, ecco, abbiamo i tecnici qualificati che ci stanno dando una mano d'aiuto, che collaborano con me, sono Rosario Italiano e Vito Pizzolato. Poi abbiamo degli educatori che sono anche, hanno fatto il corso di federazione come tecnico interlevel, abbiamo Alessandro Gucciardo, Antonino Bonomo e poi abbiamo altri ragazzi che ci stanno dando una collaborazione così tecnica. Ecco, quali sono le giornate e gli orari in cui svolgete la vostra le attività? Giornate, ecco, gli orari sono, noi facciamo sempre attività il lunedì, mercoledì e il venerdì dalle ore 17 fino alle ore 20, così diamo anche il tempo ai ragazzi di poter uscire dalla scuola, pranzare, poter studiare e poi potersi dedicare un po' allo sport. Se ne hanno voglia. Se hanno voglia, ma lo studio, noi diciamo sempre ai bambini che lo studio deve essere al primo posto, al primo punto proprio della loro giornata, perché è importante che i bambini studiano, vanno a scuola, perché il calcio deve, è per loro solo, deve essere un divertimento, uno sfogo, un crescere assieme e socializzare con gli altri bambini. Non deve essere una fonte di dire o pensare io vado a giocare, divento un Ronaldo, divento, anche perché ne ho portati tanti di ragazzi quando ci occupavamo di attività agonistica, li ho portati, sono andato a fare i provini col Milan, con il Perugia, con l'Atalanta. Però poi quando arrivano là, messi con loro, perché un ragazzo da qua portarlo là, per la società che lo deve tenere a un costo, perché debbono dare l'alloggio, il vitto, il tutto. Lo prendono soltanto se tecnicamente è veramente forte. Se fai la differenza, ecco, se fai la differenza, altrimenti dicono portatelo, continua da te, lo rivediamo. Può fare una juniors in una squadra di interregionale, di eccellenza, o ti può fare la Beretta in una squadra di serie. E non ne vale la pena. E non ne vale la pena questo. È un investimento per le società del Nord. Quindi noi come società Boeo non illudiamo, diciamo ai ragazzi divertitevi, poi se c'è vi facciamo vedere, vi portiamo a vedere altre realtà dove c'è veramente, si fa calcio serio. Da noi si debbono divertire, deve essere un punto di socializzazione. Quindi 25.000 ragazzi, arriva ai professionisti. Una statistica che è poco confortevole. Ecco, ma guarda, questo diciamo sta a dire proprio, rafforza il discorso di Fabrizio, che proprio deve essere un divertimento. Ecco, quando si lascia ai ragazzi, deve essere un divertimento. Una parentesi, ecco, faccio io come Boeo, perché ti dicevo, siamo nati come società nell'82, fino al 2000 mi sono occupato di altro sport, mi sono occupato di ciclismo giovanile, come tu sai, e nel ciclismo sono riuscito a portare un ragazzo fra i professionisti. Attenzione, l'ho portato io fino agli allievi, poi l'ho dato ad una società della Toscana, è andata alla Giusti per l'Edilizia, lui ha fatto i sacrifici, si è trasferito là, la società ci credeva, il ragazzo è arrivato fino ai professionisti con l'Androni Giocattoli, ha fatto la Milano-Sanremo, dopodiché, dopo aver fatto 7 anni di professionismo, ed è Antonino Parrinello, un ragazzo di Marsala, sì. Poi si è sposato, addirittura si è sposato con la nipote di Bottecchia, e adesso lui è il direttore del punto corso della fabbrica Bottecchia. È rimasto sempre nell'ambito delle due ruote. Però ecco, queste sono soddisfazioni. Nel calcio ho visto che è un po' più difficile, ne ho portate tante. Chissà, magari un giorno qualche ragazzo che è passato dalla mia scuola calcio riesce ad emergere. Per noi è sempre un piacere, è questo, perché io non. Diciamo che mio lavoro principale è altro, non è il calcio, ecco, questo ci tengo a precisare. Diciamo che mio padre, volendo, ci è riuscito, anche se poi quei due giocatori non si sono imposti in Serie A. Parlo di Angelo Giacalone e di Gaetano Sorrentino. Che hanno militato nella GS Aurora nei primi anni 90. Allora, naturalmente, nei provini mostrarono sia Angelo che Gaetano grandissimi doti tecniche, e poi purtroppo sappiamo come è andata a finire, non si sono imposti tra i professionisti, hanno fatto due buone carriere, però non ad altissimi livelli, però in quel loro momento, in quel loro percorso di settore giovanile
erano due eccellenze, diciamo, per Marsala. Ecco, vorrei far intervenire anche Leo Valenti, che si è affacciato da qualche anno nel mondo giovanile, collabori con Fabrizio Di Trapani. Quali sono, diciamo, i tuoi obiettivi? No, i nostri obiettivi, o il mio obiettivo, è non diciamo che è la società della Polo Sportiva Boeo, stiamo cercando di far divertire, come ha detto Fabrizio Di Trapani, i nostri ragazzini. Gli obiettivi poi, se verranno, con tutto il cuore, cercheremo di migliorare sempre giorno per giorno con Fabrizio Di Trapani. Quindi diciamo che il vostro obiettivo è comune, è quello della formazione dei giovani, sì, dare sfogo attraverso il calcio. Comunque, nonostante, diciamo, Marsala non offra tanto a livello di impiantistica sportiva, fortunatamente avete un impianto privato, sì, comodo, attraverso il quale potete ospitare tanti ragazzi, e questo, diciamo, che è un punto a vostro favore, sì, nel lavorare con più serenità. Sì, sì, noi come calcio a 5 lo facciamo lì, poi per le gare, per gli allenamenti li facciamo lì, per le gare calcio a 9, gli esordienti a 9, pulcini a 7, invece li facciamo in quel campo di Via Istria, al comunale di Via Istria. Abbiamo chiesto l'autorizzazione e un giorno a settimana lo possiamo sfruttare o per gli allenamenti o per la gara, il sabato mattina. Quindi sabato, diciamo, mattina, per i più piccoli si possono disputare gare ufficiali al... Sì, al comunale di Via Istria, al Gaspare Umile. Al Gaspare Umile è stato omologato per fino agli esordienti, mi sembra che possono... Quindi quando meno questo è qualcosa di positivo. Noi adesso 9 pulcini li giochiamo lì. Se sabato mattina abbiamo il campo lì. Lo so, siccome è stato con più lungimiranza, secondo me si poteva... Ma lì è un discorso di finanziamento. È stato un finanziamento per le politiche sociali. Sì, per i quartieri, diciamo, quartieri, sì, più poveri. Riqualificazione delle aree disagiate del, sì, progetto, perché io mi ricordo, perché allora facevo parte della consulta dello sport con l'assessore, sì, Andrea Pagliata. E a questo progetto c'era anche io che l'abbiamo messo. Però sai io cosa avrei fatto? Guarda, così la prima cosa che ti passa, io avrei tolto la gradinata, avrei allargato il più possibile, magari delle reti. E se io non ricordo male, il progetto che abbiamo portato in consulta era un po' diverso, perché la gradinata veniva abolita e veniva fatta una gradinata dalla parte dove ci sono le panchine, oppure, e il campo doveva oppure, essere un po' allungato, oppure, il progetto era un po' diverso. Oppure si poteva fare una gradinata proprio dietro la porta, dove che c'è quello spazio. Cazzo, la strada. No, ma lì hanno fatto tutti gli spogliatoi, sala congressi, hanno modificato l'ambiente chiuso. È bello, bello, è fatto bene. Peccato che non hanno messo anche il sintetico tutto all'esterno, ai bordi campo, perché... Lì è un peccato, se l'esterba, l'esterbaccio, anche di immagine. Poi, come le linee d'aria le hanno fatte vicino alla linea. Le linee sono state fatte sbagliate. Le aree di rigore sono troppo larghe rispetto al... Chissà, Diego, forse però... è arrivato qualche marziano a fare questa cosa. Volevo farti intervenire sempre partendo da lontano, partendo dai tuoi principi, che naturalmente vanno perfettamente di pari passo alle parole di Fabrizio Di Trapani. Parti anche tu con i valori dello sport e del settore giovanile, e ricordo una intervista che ti feci nel periodo in cui collaboravi con il, diciamo così, il Marsala del dimissionario Garbi, quando contro, sì, tutto e contro tutti avete partecipato a quel mini torneo finale per che serviva più che altro alle società che volevano vincere il campionato per approdare in Serie D, e con il blocco delle retrocessioni. Mi ricordo che avete valorizzato tanti giovani, come per esempio un certo Furnari, che si sta imponendo nella Mazzarese in eccellenza e sicuramente meriterebbe palcoscenici ancora più importanti per quello che sta dimostrando. Nicola, hai detto bene. Allora, peccato, lì si è creato un meccanismo un po' perverso. E ti dico un'altra cosa, quella squadra, se andava puntellata con 3-4 grandi, poteva farsi rispettare anche dalle altre squadre. Però è rimasto, perché quando fai una squadra di tutti i ragazzini, sai, ti manca il punto di riferimento. Difatti si prendevano tanti gol,
Un tempo lo tenevano sempre comunque. Sì, un tempo sì. Poi stavano, sai, in partita. Poi l'esperienza, poi... lì ci sono i marpioni, come tu sai, no? Questi sono stati, a che giocavano negli allievi, sono stati catapultati in eccellenza. Quindi, però per loro è stata un'esperienza veramente... Un pareggio fuori pronostico, mi ricordo, col Canicattì per 2-2. 2-2, interessante. Ma ti dirò, guarda, si riusciva a tenere fino a un certo punto, poi sai come i valori. Il tecnico, se non mi sbaglio, tecnica, era mister Ingargiola, sì, però si poteva gestire pure meglio. Poi c'era tutto un andazzo, un'area che tirava, che non era tanto benevola. Volevo partire proprio da lì per dire che a Marsala, da 4-5 anni a questa parte, non che prima ci fosse adeguata programmazione, però diciamo che Marsala si barcamenava tra la Serie D e l'eccellenza. Sì. Diciamo che dal Covid ai giorni nostri il calcio a Marsala è andato proprio alla deriva. Adesso è sposato un progetto, diciamo, che apparentemente vi mette davanti ad una realtà molto difficile. Parlo della questione classifica, ma soprattutto quello che interessa ai tifosi, quelli che ancora si interessano di calcio a Marsala, perché c'è stato tanto disinnamoramento, diciamolo pure, ma sarebbe avvenuto in qualsiasi piazza dopo tutto quello che è accaduto, a prescindere dalla salvezza o meno, che allo stato attuale è molto difficile, parliamoci chiaro, nonostante la squadra sia stata rafforzata, quello che interessa sapere è se ci può essere una prospettiva, perché parliamo di una società che ancora non ha ufficializzato il nome del presidente, nonostante i nostri microfoni la settimana scorsa a Pinocchi Pinti avesse detto che a giorni sarebbe stato dato l'ufficialità del nuovo presidente. Dunque questa incertezza crea sconforto nell'ambiente marsalese, questo sicuramente. Sì, posso immaginare, però capirai, la vita è strana, quest'anno si è cercato in tutti i modi, è intervenuta la politica, gruppi, sottogruppi, quello e quell'altro, e alla fine non si è riuscito a fare niente. Poi a un certo punto è successo che cosa? Che c'è stato un gruppo di ragazzi che dalla società Pedrosino è venuto a giocare con Marsala. Praticamente si è formata la squadra così, perché quel gruppo, il gruppo che c'era qua, che non era male, di sti ragazzi, ironia della sorte, adesso si sta facendo, quindi sì, abbiamo creato la squadra, ma manca la società che si sta attrezzando. Credo che in settimana si dovrebbe definire un po' i quadri generali della squadra. È chiaro, non è che possiamo dire, perché la realtà la conosciamo tutti, non è che il calcio a Marsala viva bene, cioè, è quella che è. Ho sposato una situazione quasi impossibile, però diciamo io il problema non me lo pongo, nel senso, perché sono quelle cose che nel calcio le ti piace il calcio? Ci sei stato calcio sempre dentro e hai accettato questa sfida, l'ho accettato, perché sai, quando hai giocato tanti anni a calcio, quando hai allenato, quindi c'hai quegli anticorpi, quelle cose, e la consapevolezza che possiamo fare un'impresa, ecco, andiamo avanti di partita in partita, però non si sa mai, perché io... Come il messaggio dire... potrebbe essere questo: se dovesse arrivare la retrocessione, si potrebbe dire siamo arrivati troppo in ritardo, cioè questa squadra costruita in estate adesso sarebbe, diciamo, al centro della classifica. Se invece dovesse accadere quello che oggi sembra, diciamo, impensabile, allora sarebbe una grande vittoria. Hai ragione, io ho detto ai ragazzi, queste sono quelle situazioni particolari, no? Dove non hai niente da perdere. Non avere niente da perdere ti permette anche di lavorare e di allenarti, giocare con più serenità, ecco, si riesce a esprimersi pure meglio, perché ha detto alla fine è una situazione compromessa. E quindi lì poi magari uno accarezza il sogno dell'impresa, però sognare non costa niente, quindi andiamo avanti di partita in partita. Se andiamo a vedere intanto il calendario delle prossime due partite, ci sono due scontri diretti.
chiamiamole così, una con il Carini domenica e l'altro in casa del Petrosino. Sì. Se dovessero arrivare due vittorie, quindi la conquista dei sei punti, ecco che il penultimo posto, fermo restando gli eventuali risultati del Castel Termine, perché anche il Castel Termine deve giocare, ecco, eventuali passi falsi del Castel Termine e due vittorie del FC Marsala, quantomeno la penultima posizione che ti permetterebbe di disputare i play-out non sarebbe più impossibile, già sarebbe un traguardo. Nicola, tu hai fatto una, diciamo, una disamina da giornalista. Io questi calcoli non li faccio, preferisco, come dire, andare avanti di partita in partita. Ho visto questa squadra ha un'anima, ha sentimenti, e questa quando va in campo va oltre. Ecco, oltre la sconfitta di domenica, com'è maturata, come ve la siete spiegati? Un calo fisico, un calo di attenzione? Come mai? Allora, perché sull'1-0 si è rischiato per due volte di fare il 2-0. Allora, possiamo dire che noi abbiamo sbagliato mezza partita, ecco, che ci può stare dopo due prestazioni eccezionali con le prime della classe, ma non solo come prestazione, ma chi vedeva la partita non riusciva a capire chi era in testa e chi era giù, perché si giocava a viso aperto, certo, colpo su colpo. Abbiamo rischiato pure di vincere, come potevi pure perdere, però te la sei giocata, ecco. E questo entusiasmo, e guarda, per me che ho fatto calcio per tanti anni, ti trasporta, perché non è facile trovare dei ragazzi che danno tutto dentro il campo, e forse, diciamo, questa un po' di disattenzione che è successa domenica, forse è figlia anche di quelle due prestazioni, perché hanno speso veramente tanto, perché giocare contro delle corazzate come il Camarat e il San Vito non è facile. Quindi se vuoi sopperire, come dire, alle differenze tecniche e tattiche che hanno queste squadre, quindi devi usare per forza la voglia, la corsa, la grinta, certo, quindi devi dare tutto quello che c'hai dentro, e quindi è quello che hanno fatto i ragazzi. Anche Partinico, guarda, il primo tempo, come tu hai detto, potevamo fare il 2-0 e 3-0 e potevamo chiudere la partita, però c'è stato un handicap che noi abbiamo fatto, abbiamo preso un calcio di rigore alla fine del primo tempo. E un difensore che è saltato, diciamo, per colpire la palla di testa, quindi basta che ti allarghi le mani e allora lì, sai com'è, l'arbitro ha dato il calcio di rigore. E poi abbiamo preso un altro calcio di rigore all'inizio del secondo tempo, quindi in un certo qual modo ci hanno tagliato un po' le gambe via scorrendo, poi avendo pure una panchina corta e qualche ragazzo infortunato, quindi non siamo riusciti, come dire, nell'impresa. Però resta sempre quel primo tempo eccezionale che potevi vincere, qua potevamo discutere di altre cose, certo. Però va bene l'approccio, la voglia, perché questi ragazzi, come dire, c'è molta amicizia tra di loro e sono belli a vedersi. Io mi piacerebbe veramente tanto, vedi, anch'io mi sono vestito d'azzurro e in onore del Marsala. E quindi invito tutti quanti, io capisco che è difficile parlare, io parlo così perché per natura mia sono molto ottimista, mi piacciono anche le scommesse, e quindi mi piacerebbe che i tifosi, quelli che hanno il Marsala nel cuore, quelli che nel sangue, anziché avere il sangue rosso, ce l'hanno azzurro, che si avvicinino, perché noi nel nostro piccolo stiamo dando tutto quello che possiamo dare, ecco, veramente il massimo. Quindi avvicinatevi, stateci vicini, abbiamo bisogno di voi, proviamoci, non si sa mai quello che può accadere. Però stai tranquillo, noi in questa squadra, in questa società, spero di mettere al primo posto i valori umani, i valori morali, che purtroppo lasciano a desiderare a tutti i livelli, a tutte le latitudini, e quindi sarebbe pure bello mettere un po'
di onestà intellettuale anche nel calcio, se ci riusciamo. Speriamo. Direi con la complicità della regia di passare agli spot commerciali. Naturalmente subito dopo ritorneremo in studio per commentare i vari campionati. Gerard Sport, in via Sanità 36 a Marsala. FN Group, luce e arredo, leader per l'illuminazione e l'arredamento nel sud Italia. A Marsala in contrada Terrenove 307, a Trapani in via Marsala 139 e a Gela in via Recanati 10. Neodent SRL, specialisti del sorriso, centro di odontoiatria e protesi dentaria. Direttore sanitario, dottor Giacomo Vinci. In via Palazzo Comunale 10 a Petrosino. Valenza Servizi Funebri e Floreali. Valenza, il nuovo negozio di onoranze funebri, è a Marsala in via Mazzara 214-216, telefono 340-2312-539, 328-6819-435 e 328-0898-335. Valenza. Onoranze funebri. Dal 1952 Verde Zoo, giardinaggio, hobbistica, mangimi, concimi, sementi pellet, nocciolino di oliva. Verde Zoo è in via Napoleone Colleiani 3 e in via Dante Alighieri 71 a Marsala. Cam Sport, abbigliamento e attrezzature sportive, abbigliamento promozionale e da lavoro, gadget delle migliori squadre e accessori vari, stampe personalizzate. A Marsala, in via Mazzini 128. Autofficina Pellegrino, riparazioni auto di tutte le marche. In contrada Strasatti 741 a Marsala. Telefono 0923 390239 o 347 52 94 986. Armato Ricambi, vasta gamma di ricambi, solo da noi, alle migliori marche Bosch, Castrol, FAG e tante altre ancora. Vieni a visitarci in via Nazionale Strasatti 397 a Marsala oppure contattaci ai nostri recapiti. Armato Ricambi, qualità e convenienza. ASD Mega Fitness 2.0 vi propone coaching online, centro fitness, bodybuilding, functional training, ginnastica posturale, servizio massaggi. Che aspetti? Vienici a trovare in via dei Platani a Petrosino. ASD Mega Fitness 2.0. Montalto Baldassare, ingrosso e dettaglio, tutto nel campo dell'elettricità e dell'idraulica, a Marsala in via Nazionale 329 a Strasatti, telefono 389 65 38 208, cercaci anche su Facebook. Tabaccheria Gandolfo di Rosario e Federica, rivendita numero 54 a Marsala in contrada Casabianca. Tabaccheria Gandolfo. PGM Commerce, materiale edile ed idrotermoelettrico, fai da te, ferramenta, colori, abbigliamento antinfortunistico, sanitari, giardinaggio, bombole di gas a Petrosino in Viale Francesco De Vita 54. PGM Commerce. Pizzeria Gnam Gnam in via Pietronenni 38 a Petrosino. Mailboxes etc. Spedire, ricevere, comunicare, lo facciamo bene. Mailboxes etc. è in via Mazzini 89 a Marsala e in corso Vittorio Veneto 208 a Mazzara del Vallo. Barber Shop Giancarlo, in viale Francesco De Vita 30 a Petrosino. Studio fotografico Claudio Lombardo, fai tesoro dei ricordi, in via Nazionale Strasatti 657 a Marsala. Lavasecco Rapido Lombardo, sartoria, riparazioni, lavaggi di pelli, pellicce, tappeti. In via Ugo Lamalfa 266 a Petrosino. Telefono 331 92 96 954. Articoli da pesca Escaviva.
Contrada San Michele Rifugio 165 a Marsala. Cellulare 392 6299 449. Articoli da pesca Esca Viva. Vi aspettiamo. Ecco, torniamo in studio dopo il break pubblicitario. A questo punto con Fabrizio Di Trapani vorrei partire un po' più da lontano. Naturalmente abbiamo parlato della sua realtà e ne parleremo ancora nel corso della trasmissione, però mi piacerebbe, dopo l'assist che ci ha fornito Diego Renda, parlare anche di un momento calcistico felice che stava attraversando Marsala. Forse il più grande errore dell'ultimo ventennio è stata sempre la corsa verso la Serie D, perché noi nella Serie D ci identifichiamo nel nostro purgatorio. La Serie D per antonomasia, per Marsala, è stata sempre il purgatorio, l'anticamera verso il professionismo, quando poi ce n'erano le possibilità. E invece nel 2009 è stata una tappa nefasta la vittoria del campionato, perché poi sappiamo come è andata a finire. Però in quel periodo, in quel particolare momento storico, in quello Sport Club Marsala 1912, nato dalle rovine di quello del 2000, grazie tra virgolette ad uno stratagemma dell'avvocato Salvatore Giacalone, che ne riesumò, diciamo così, l'anima ripartendo dalla seconda categoria, ci fu troppa fretta di andare nel campionato di Serie D, addirittura la fusione con il Kennedy per guadagnare una categoria e fare il doppio salto dalla seconda alla promozione, visto che il campionato di seconda categoria fu vinto, e poi pensare subito a vincere quello dell'eccellenza per poi indebitarsi subito dopo e retrocedere dopo appena 2 anni, addirittura una retrocessione triste perché cadde nell'anno del centenario in cui ci furono i festeggiamenti, diciamo, per i 100 anni di calcio, a cui ho partecipato da organizzatore pure io, quindi me ne ricordo piuttosto bene di quelle dinamiche e di quelle situazioni. Però vorrei parlare proprio di quel particolare momento storico in cui si stava costruendo un bel settore giovanile. Sì, in quel momento storico ci sono stato anche io, dove mi ha cercato, io allora ero con la Garibaldina e collaboravo con la Garibaldina di Nino Lagna e Company, eravamo a Grotta del Toro, mi è venuto a cercare Paolo Tumbarello assieme a Cosimo Tumbarello e Peppe Catalano, dicendo: Fabrizio, noi dobbiamo fare un buon settore giovanile con Marsala Calcio. Ed era il Marsala dell'avvocato Giacalone, di Piero Piacentino, Sergio Monteleone, e Peppe Catalano, Giovanni Cordaro, Giovanni Nuccio, persone che io ho conosciuto e sono delle persone eccezionali. E abbiamo iniziato a lavorare con la sede, l'abbiamo fatta nel lungomare dove c'è la distilleria Bianchi, e abbiamo iniziato a siamo partiti mattone col settore, dopo mattone. Mattone dopo mattone, con la scuola calcio. Io avevo alcuni bambini come Boelli, li ho portati nel Marsala Calcio. Siamo arrivati a fare fino alla Juniors, una Juniors che quell'anno è andata a fare anche le fasi finali in Calabria. Quindi ci siamo presi delle belle soddisfazioni, lo stadio ogni domenica era pieno, eravamo tutti coinvolti, si era costruito qualcosa di buono. C'era una bella famiglia pure. Sì, c'era una bella famiglia, si era costruito qualcosa di buono dalla prima squadra al settore giovanile, perché io sono stato vicino anche alla prima squadra, assieme c'era il mister Totò Bruculeri, siamo stati dal ritiro di Partanna. Un beniamino dei tifosi, soprattutto per il suo aspetto caratteriale, sì, che infiammava il pubblico. Quell'anno si è vinto il campionato, poi loro hanno deciso di fare questa fusione, allora si è fatta la fusione con il Bosco, con l'altro Marsala SD. E dopodiché io me ne sono uscito perché non ho, vedevo che non c'era tanto. Poi ci fu quella famosa frattura dove non vogliamo entrare in merito, esatto, societaria, no. Perché ormai sono passati più di 10 anni, però diciamo il problema a Marsala forse è sempre la corsa verso la Serie D, certo, fare il passo più lungo della gamba, perché probabilmente quella società, se avesse pazientato nel campionato di eccellenza per qualche anno, probabilmente avrebbe posto le basi per qualcosa di diverso. Se si vuole fare un po' di calcio giusto, si deve fare un'eccellenza cercando gli sponsor, perché Marsala la può fare l'eccellenza, però deve guadagnare la credibilità, credere sul settore giovanile, quindi juniores, allievi e giovanissimi, che siano regionali o che siano provinciali, è la stessa, perché tanta gente ora si è convinta che
fare gli allievi regionali, sì, è un prestigio, però anche provinciale vanno bene. Calcio dobbiamo fare, i ragazzi debbono crescere, debbono giocare a 11 e poi passare nelle prime squadre. Valorizzare qualche giovane, magari, e quindi cercare di avere anche degli introiti poi dall'attività agonistica. Ecco, la scuola calcio, la società deve essere aperta a tutte le scuole calcio, non deve, secondo me, ecco il mio parere, il Marsala, se va in eccellenza, se va in, non deve avere una scuola calcio, deve avere un settore giovanile si intende, juniores, allievi, giovanisse, questo. E poi se vuoi avere magari qualcosa di fai un esordiente più da elite, vengono chiamati, che è più scelta. E per attingere ai giovani, visto che non si parte dalla scuola calcio? Per attingere ai giovani deve essere aperto a tutte le scuole calcio, tutte. E poi, quindi creare delle collaborazioni. Creare, ecco, delle collaborazioni con tutte le scuole calcio. Le scuole calcio secondo me dovrebbero rivedere un po' le posizioni, perché, come dire, insieme si cresce l'uno contro l'altro, cioè non so se uno, armonia, comunione di intenti, uno contro uno fa zero, uno sì. Più uno fa due, quindi l'unità, unire, si cresce, cioè le invidie, tanto dovete la guerra dei poveri, non ma è non che si va da nessuna parte. Ecco, al primo posto bisogna mettere i bambini, i ragazzi, e lì punto si crea una bella collaborazione dove si è tutti insieme, il ragazzo può andare dove vuole. E Cosimo Dumbarello in quell'anno che mi è venuto a cercare. Era agli inizi della sua carriera. Era agli inizi, ha fatto bene ed è sempre entusiasta, ogni volta che faccio, se c'è un progetto serio io ti posso dare una mano. E poi si potrebbero fare tutte le categorie in collaborazione, perché altrimenti fai, tutti presentiamo delle squadre che sono monche, poi vai a Palermo e prende 7-8 gol, quindi non puoi competere, perché giustamente noi facciamo 80.000 abitanti, lì fanno 1.000.000 e passa di abitanti, quindi giustamente possono, quindi ecco perché bisognerebbe, e lì ci vorrebbe il Marsala che riuscisse a collaborare con tutte, ecco. sarebbe una cosa bellissima. Il problema, non c'è il punto di riferimento, manca, non lo so, la volontà, la voglia, qualcosa si sbaglia, è chiaro, è normale, perché se siamo sempre a fare sempre gli stessi discorsi, gli stessi errori, gli stessi insuccessi, evidentemente c'è qualcosa che non va. Ecco, credo che dobbiamo cambiare la mentalità di fare calcio, perché non è detto perché tu raggiungi certe categorie se diventi una persona importante, no, tu è importante fare calcio anche in terza categoria, dove c'è professionalità, dove c'hai tutte le figure, quindi non è la categoria, è come si fa calcio, quindi qua c'è questa corsa di apparire, io se vengo il campionato e arrivo lì, sono più una persona bravo importante, non è così. Allora, ecco perché bisogna creare una bella piattaforma, dove una bella base, perché è lì che bisogna costruire. Tu puoi fare la seconda, la terza, piano piano, però falla bene e cresci, dal punto di vista mentale, dal punto di vista professionale. Anche organizzativo. Organizzativo. È lì non ci che deve essere la fretta. Devo primeggiare io, non deve primeggiare Renda, non deve primeggiare... Dobbiamo essere tutte più. Ma ci vuole veramente. Se vogliamo, ci vorrebbe una durata di uomini di buona volontà, ma nel vero senso della parola, dove gente disinteressata che non hanno grilli per la testa, non hanno la voglia di primeggiare, di apparire, ma ci vogliono gente umile, gente semplice. Senti, io voglio dare il mio contributo di quello che sono con molta umiltà, ci si distribuisce i compiti nell'interesse della collettività, ecco l'appartenenza. In Marsala purtroppo ha bisogno, ha perso la credibilità, sì. Quindi quando si parla di Marsala non c'entra niente, ma purtroppo quando dice Marsala significa, ecco, il disastro. Disastro. Ecco, volevo chiederti Fabrizio, ma l'anno scorso se non sbaglio sei stato contattato dalla vecchia proprietà di questa società, l'estate scorsa ci sono stati dei contatti, se sì, non mi sbaglio. All'inizio mi hanno contattato il presidente Onorio, perché io lo conoscevo ai tempi della Garibaldina. Sembrava che a un certo punto l'accordo fosse stato raggiunto. Mi ha contattato quando c'era questo passaggio. Riccardo Abbenante. Che siamo proprio all'inizio, all'inizio. Mi hanno contattato, io sono andato al loro incontro, ma ho visto che non c'era, anche perché Onore ha detto io ho qualcosa da poter investire,
giustamente gli avevano, dice, promesso, non so se le cose vanno poi così, io da quello che mi ha detto, gli avevano promesso sponsor, mi ha detto allora ok, siccome io so già a Marsala come funziona, se ti hanno promesso sponsor fattale anticipare, perché poi se le cose non vanno bene si tirano tutte indietro. Ci vogliono i contratti. Ci vuole, fatta sta che poi nessuno onore ha portato il titolo, però poi lo hanno un pochettino tutte fatto terra bruciata attorno. E quindi l'hanno fatto un po' fare brutta figura. Poi Onorio non ha saputo comunicare con la città, perché lui non si è mai esposto. No, di fatto questo glielo ho detto. Cioè, io mi sono tirato handicap. Poi mi ha chiamato Massimiliano Mazzara, che volevano assieme a Salvatore Marino. Mi hanno detto ci dai una mano d'aiuto. Di fatto io ho portato alcuni ragazzi. Ma Mazzara non firmò. No, Mazzara, io fino a ieri siamo stati assieme perché abbiamo una parentela in comune con Massimiliano Mazzara. Quindi salutiamo, vai col caro amico. Sì. E io di fatto c'ero per mezzo perché Massimiliano mi aveva chiamato e gli ho detto, gli ho portato Pellegrino, qualche altro ragazzo, li ho fatto andare io nel Marsala, c'era pure Lamia, ho detto andate che c'è un progetto. Poi abbiamo visto che il progetto non c'era, se n'è andato Massimiliano, io mi sono tirato indietro anche io. Anche perché, attenzione, a Marsala, e se non c'è un progetto serio, però il progetto serio lo fanno le persone serie, ecco, ci vuole lo so, come dire, ci vuole anche gli investitori. Io credo allora quelle cose. Quelle cose, guarda, se tu, come dire, se tu ci sei, perché ognuno di noi risponde sempre delle proprie azioni, forse le persone hanno bisogno di vedere. Io penso ci sono tante persone che stanno alla finestra, sì, magari sarebbero pure propense a investire, però magari non sono convinti. Ma io so, anche Cosimo Tumbarello mi aveva chiamato quando c'era la cordata con dell'Alcamo, sì, mi ha chiamato pure, avevamo il progetto, che Cosimo è. E poi quando lui ha interpellato su alcune aziende si sono tirate un pochettino indietro, tranne qualcuno che ha dato una mazza d'ampo. Io sono convinto, se c'è un gruppo di persone. Scusa, anche un'altra cosa, perché, ad esempio, perché l'amministrazione comunale non fa giocare il Marsala calcio allo stadio? Qual è il problema? Perché il Marsala deve andare a giocare a Strasat? Ci stiamo adoperando, domani dovrei incontrare. E questa è una cosa che io dicevo sempre all'assessore, allora, fino a qualche all'allora assessore Gandolfo. Allora, fino a qualche settimana fa, fino al dicembre del 2022, ti posso dire, perché intervistate anche i nostri microfoni, l'amministrazione non ha dato il via libera alla disputa delle gare del Marsala allo stadio, perché giocava con ragazzini e che perdevano le partite, diciamo così, in maniera troppo eclatante. Quindi il messaggio, credo, che l'amministrazione ha lanciato a questa società è che prima questa società deve acquisire una certa credibilità, avere una squadra dentro e fuori dal campo per poi avere accesso a Lombarda Angotta. Creare una società. Questa è una giustificazione, perché giocano i ragazzini, non possono giocare allo stadio. E perché? Non è perché giocano i ragazzini, un'altra cosa. Diciamo che è una squadra che ha fatto delle rinunce, perfetto, alla Juniores, e non si è presentata alla trasferta di Castelvetrano durante la settimana. Aspetta. Dolce Onorio. No, anche quest'anno. L'FC Marsala. FC Marsala -2 in classifica. -2 in classifica. Ha rinunciato a due partite, anche se una in maniera fantoziana, quella di Castel Termini, la rinunciata in maniera fantoziana, perché sono partiti con il pullman, hanno mangiato al ristorante, però poi non hanno giocato. Dico, questa mettiamola da parte perché si doveva disputare. Però diciamo che questa società non ha fatto una preparazione atletica. I giocatori giocavano la domenica senza allenarsi durante la settimana. Dico, parliamoci chiaro, era l'armata Brancaleone fino ai primi squadra, di dicembre. Ora vediamo se... E credo che il messaggio dell'assessore è acquistato un po' di credibilità dentro e fuori il campo, non soltanto nei risultati, ma anche nell'immagine societaria, che vi apriremo di nuovo le porte del Nino Lombardo Angotta. Io non credo che sia neanche tanto sbagliato il messaggio dell'assessore. Infatti l'unica società che ha avuto accesso allo stadio è quella femminile, che è quella più credibile, che mi pare che fa un'attività assolutamente no profit e valorizza veramente tante bambine, tante giocatrici, diciamo. Attività
Quindi diciamo l'aspetto morale che sottolineava anche Diego si incarna perfettamente nel calcio femminile, cosa che adesso vuole acquisire la società con l'ingresso tuo e naturalmente questa nuova ventata che si vuole creare. Sì, ma diciamo prima non c'era, pare che adesso dovremmo superare questo ostacolo. Tornando ad esempio, dovremmo tornare a giocare, non si può smentire, cosa già abbastanza buona. Un'altra se cosa, ci sono le condizioni, ritornando all'impiantistica sportiva, tutte le società siamo un po' penalizzate. Io vedo questo assolutamente. Infatti, ho detto che un vostro punto a favore è che avete l'impianto privato, quantomeno per allenare. Dico sempre, perché come mai Valderi ci hanno fatto un impianto sportivo bellissimo? Come mai Fulgatore ha fatto un impianto sportivo, un campo di calcio, un impianto che è favoloso? Marsala non si riesce mai a fare, eppure l'assessore Baiata, se non vado errato, ho detto che già nella regione c'era un finanziamento, allora, per il sintetico. Ti rispondo subito dicendoti che oggi, se non c'è stato un rinvio, l'assessore Tumbarello doveva recarsi a Palermo per vedere a che punto è questo famoso finanziamento, perché a quanto pare le cose si sono anche arenate con il cambio alla regione di presidenza e tutto, e naturalmente gli uffici hanno rallentato, diciamo così, le pratiche, però si tratta di un finanziamento che galleggia alla regione almeno da 2 anni, perché addirittura Baiata era fiducioso che si potevano iniziare i lavori sotto il governo di Girolamo. Sì, no, ma Baiata l'ha detto una volta così parlando, che addirittura era tutto e poi ci sta un altro già. E poi ci sta un altro, diciamo così, finanziamento di 1,4 milioni circa, promosso dall'onorevole Stefano Pellegrino, sì. Se l'è, diciamo, intestato lui in un recente comunicato stampa, ma naturalmente si tratta di lavoro frutto dell'ARS della regione, soldi che serviranno per la ristrutturazione del Fortunato Bellina, e per circa 800.000 euro serviranno per la ristrutturazione di tutti i locali interni alla tribuna. Allora. Sì. Speriamo però che anche questo finanziamento vada a buon fine. Se deve finire come quello del tappeto sintetico del Lombardangotta, restiamo così freschi. Quantomeno possiamo tutti usufruire dello stadio come fanno negli altri comuni limitrofi. Perché esempio, vedo a Mazara, tutte le, dalla prima squadra a tutte le scuole calcio, usufruisce, tu c'hai un'ora a giorno, un'ora, 2 ore a settimana, c'è un calendario. Perché la gestione del comune dello stadio non l'ha dato in gestione a nessuna società. Ma perché qua se si dà un impianto in gestione diventa di proprietà di chi ce l'ha in gestione. Questo non lo so. Tranne via Istria, perché i Fenici e il calcio femminile hanno messo a disposizione di tutti. Questo mio è le donne allora. Allora, speriamo che ci sia una gestione più oculata anche del Lombardangotta. Diciamo che il tempo è tiranno, passiamo velocemente al campionato di eccellenza, vi proponiamo i servizi più importanti di giornata, naturalmente le squadre più vicine a Marsala per quanto concerne questo campionato sono le due mazzaresi, e poi naturalmente le squadre che vanno per la maggiore sono l'Acragas e l'Enna. Quindi iniziamo intanto con Acragas-Mazzara, incontro terminato con il risultato di 2-0. Dallo stadio Esseneto in Agrigento un saluto da Davide Sardo, amici sportivi, benvenuti al Big Match. Acragas Mazzara, seconda di ritorno in eccellenza, girone A. Fischietta in bocca per Zangara. Partiti, siamo dentro il primo tempo di Acragas Mazzara. Aspetta rinforzi, si affida a Neri, lo appressa Gomez, palla lunga per Vitelli, in mezzo a due avversari, Vitelli spalla la porta, Vitelli, la conclusione, palla sul fondo di un soffio. Angolo Acragas, sesto minuto di gioco, il secondo calcio d'angolo per i biancazzurri, parte Garufo, palla in aria, Thomas con i pugni, poi Mansur, altra chance Acragas, Mansur allarga il gioco, bene per Brunetti, Brunetti difende il pallone sul pressing avversario, Brunetti, il cross, ottimo, la palla, Sebenzin! Ha segnato l'Acragas! Super gol di Sebenzin, che esulta la Ronaldo perché sa di aver fatto un gol fantastico, e si balla il tango argentino all'Esseneto. Dopo due occasioni, al terzo tentativo, l'Acragas
spacca la partita con Gaston Semenzin. Dunque dopo 6 minuti cambia il punteggio all'Esseneto, Akragas 1, Mazara 0. Si va da Mannina, gioca un grande calcio, l'Akragas, cross, Semenzin. Poi Neri, attenzione, palla buona per Mansur contro Cassandra, Mansur con il destro, Mansur, la conclusione! Palla sul fondo, non c'entra lo specchio della porta, buona chance per il 10 dell'Akragas. Tutto questo al minuto 18. Vitelli, entra in area, la conclusione di Vitelli, palla fuori, ancora di pochissimo. Semenzin supera due avversari come Birilli, Semenzin apparecchia per Mansur, ha segnato ancora l'Akragas. Che spettacolo in bianco-azzurri, che calcio dell'Akragas, ed è 2-0 all'Esseneto al 24esimo. I bianco-azzurri raggiungono il raddoppio con Eddie Mansur su assist al bacio di Gaston Semenzin. Siamo già oltre il 47esimo, Brunetti, palla sul secondo palo, barriera in acrobazia e finisce qui il primo tempo, stradominato dall'Akragas. Ricomincia la sfida, siamo nel secondo tempo di Akragas Mazara, 2-0 il parziale in favore dei biancoazzurri di Nicolò Terranova. Il pallone Fernandez, attenzione, supera Garufo, Fernandez contro Mattia Gulino, arriva come un treno, la conclusione, palo, dopo il tocco di Elezai, super parata di Elezai e palla sul palo poi, che tiro di Fernandez. Fischia Zangara, Elam Roy, un tiro in porta di testa Gomez, palla fuori di un niente, Mazara vicino al gol. Titoli di coda di questa partita, eccolo qui il fischio finale di Zangara di Palermo. L'Akragas vince nettamente contro il Mazara e torna nuovamente in vetta al campionato di eccellenza e si prepara nel migliore dei modi alla finale di Coppa Italia della Sicilia contro la nuova Egea Virtus di mercoledì pomeriggio a Ragusa. Il finale dall'Esseneto e Akragas Mazara 2-0, tutto nel primo tempo con i gol di Semenzin e Mansur. Un saluto da Davide Sardo, risentirci. Ecco, torniamo in studio, abbiamo visto naturalmente quanto sia forte l'Akragas con un Mazara che naturalmente ha provato in tutti i modi a tenere a galla e restare in partita, però impotente rispetto alla più quotata Akragas. A questo punto andiamo a vedere un altro match molto importante, quello tra la Mazzarese e il Misilmeri. Misilmeri ad inizio stagione è partito con importanti velleità, annovera nel suo organico giocatori di tutto rispetto, vecchie conoscenze anche del Marsala Calcio come Balistreri e Manfrè, però non è andata oltre il pareggio contro la Mazzarese. Prego la regia. Leonino Vaccara di Mazara del Vallo, 17esima giornata del girone A di eccellenza, secondo turno del girone di ritorno, che vede di fronte la Mazzarese di Mister Iacono, fuori per squalifica dopo il rosso rimediato sul campo dell'Enna 7 giorni fa. E la Don Carlo Misilmeri di Mister Salvatore Aronica, che cerca ancora i primi punti da tecnico dei biancorossi dopo il KO della scorsa settimana contro la Pro Favara. Si parte con la formazione maglianera che attacca con Ogbebor, conclusione respinta con i piedi da Marco Moschella, prima da titolare per lui appena arrivato dalla Licata. Calcio di punizione per la Don Carlo, colpo di testa di Colombatti, pallone sul fondo per il primo tentativo della squadra di Aronica, e qui si difende sugli sviluppi di un calcio angolo, ancora Beborra alla battuta, Frisella ripropone, la palla viene allontanata sui piedi di Erbini che calcia col sinistro, la palla scende ma poi non trova la porta, occasionissima qui per la Don Carlo, angolo di Lonigro, la sponda di Costantino, non c'è nessuno pronto sul secondo palo, può allontanare la difesa della Mazzarese che qui si salva. 40esimo minuto, 5 alla fine più recupero del primo tempo, calcio di punizione Alessio Lonigro che prende il posto di Concialdi squalificato alla battuta dei calci piazzati, nulla di che purtroppo. Poi 4 e mezzo nel corso del secondo tempo, altro piazzato per la Mazzarese, questa volta va Ogbebor, palla sopra, la traversa Moschella
che controlla la situazione. Poi 10 minuti e 50 secondi, Ambro viene letteralmente mangiato dall'indiavolato russo che mette in movimento Lettieri, il quale a sua volta lancia Mario Secan, il grande ex a 2 per 2 con Moschella che lo ipnotizza ma non può nulla. Sul tapin vincente di Lettieri che porta, dopo 11 minuti di gioco, la Mazzarese in vantaggio. Esplode il pubblico del Nino Vaccara per un gol molto importante nell'economia della partita. Grande equilibrio interrotto dall'uomo scelto da Iacono per sostituire almeno dal primo minuto Perrone. Poi si lancia in avanti alla ricerca del pareggio da Don Carlo Misilmeri. Qui la palla messa dalla tre quarti di Pellegrino per lo Gerfo che anticipa un Furnari totalmente a vuoto, ma la palla si perde fuori. Poi dall'altra parte Secan prova ad accendere il motore, atteso da Cossentino. La palla scaricata indietro per Erbini, palla fuori ad un passo al 2-0 lo Mazzarese, che poi dovrà difendersi in maniera strenua per tutto il secondo tempo. Calcio di punizione, ancora lo Nigro a battere la soluzione sul secondo palo, colpo di testa, il volo di Furnari a negare il pareggio alla Don Carlo. Ma passano 4 minuti, calcio d'angolo, pallone allontanato dalla difesa della Mazzarese sui piedi di Lucera, entrato in campo nella ripresa. Il pallone è messo bene sul secondo palo, c'è una sponda, poi c'è l'altro colpo di testa di Cossentino per Vincenzo Manfre, che rovesciata, batte Furnari, lo ipnotizza, lo pietrifica sulla linea di porta. Gol di Vincenzo Manfre, 1-1, pareggio meritato per la Don Carlo, che avrebbe anche 20 minuti più recupero per provare a sorpassare. Ci prova con tutte le sue forze, anche se qui si espone alla ripartenza della Mazzarese con Secan che propone al centro, la palla arriva Ocbebor sul secondo palo, conclusione di sinistro alta sopra la traversa, e allora si rifionda in avanti da Don Carlo proprio sul ribaltamento di fronte con Lucera che punta Russo, lo salta, mette al centro a trovare Cerniglia, anche lui è entrato dalla panchina, mette fuori Giardina sulla linea. Occasioni da una parte e dall'altra, Quisino con l'apertura rischiosa ma efficace su Fricano che scende sulla destra, può proporre il cross sul secondo palo, c'è Lucera, conclusione beffarda che però viene messa in calcio d'angolo da Furnari, scatenato il portiere della Mazzarese che un paio di minuti dopo deve ancora difendere i suoi pali. Qui Manfre non riesce a intervenire, la palla arriva a Cerniglia, conclusione ancora di controbalzo, ancora Furnari a dire di no, a 10 dalla fine al capitano della Don Carlo. Arriviamo al 90esimo scaduto con Lucera che cerca spazio per liberare il cross, per costretto ad andare indietro da Africano, il cross, il colpo di testa, la palla arriva ancora a Cerniglia, questa volta conclusione strozzata che si perde fuori. Al quarto minuto di recupero, ultima occasione per la Don Carlo col calcio d'angolo, anzi calcio di punizione ovviamente, di Lonigro per Colombatti, colpo di testa alto, non riesce, quanto accaduto a Casteldaccia sugli stessi sviluppi. Poi l'ultimo tentativo dopo 8 minuti e mezzo di recupero, non riesce, l'aggancio a Raimondo Lucera, si spengono qui le speranze della Don Carlo che comunque sblocca il suo tabellino e quello di mister Aronica pareggiando a Mazzara. Da Sportisili è tutto. E allora, per chiudere con il campionato di eccellenza, adesso vi proponiamo l'altro incontro, la vittoria in trasferta dell'Enna in quel di Castellammare. Dal Giorgio Matranga di Castellammare, amici di Wii Sport, 17esima giornata nel campionato di eccellenza in un girone A sempre più avvincente, un punto divide Agragas ed Enna. La formazione di mister Pippo Strano rende visita al Castellammare nell'ultimo turno, sesta vittoria consecutiva per i giallo-verdi, 2-1 contro la Mazzarese. Castellammare reduce dalla sconfitta per 1-0 in casa del CUS Palermo, 4-2-3-1 confermato in casa Enna, in porta c'è Caruso, difesa Campagna, Zappalarra, Allo e Guzzardi, mediana, Sesse Strano, in zona offensiva Cocimano, Cariodo e Caronia, vertice alto dell'attacco Ivan Agudiak. Inizia il primo tempo al Giorgio Matranga, prima chance offensiva per l'Enna che al sedicesimo ci prova con la palla allargata per Cocimano, il cross sul secondo palo dove Cariodo riesce a impegnare Grimaudo, poche le emozioni nella prima parte di gara. Al 28esimo costruisce bene l'Enna, a sinistra il traversone viene smanacciato, arriva una conclusione potente da parte di Cariodo che impegna ancora una volta il portiere. Castellammare che pensa più a difendersi che ad attaccare, lo fa benissimo, infatti il primo tempo termina
0-0. Questo è il risultato di qui maturato al Giorgio Madranga tra Castellammare ed Enna. Si parte con la ripresa al 48esimo, spinge la formazione di mister Pippo Strano, cross dentro di Caronia, Carioto al volo impegna Grimaudo, poi al minuto 56 Caronia sventaglia sul secondo palo, Cocimano la rimette dentro, Grimaudo sbaglia, sotto porta, no, non sbaglia mai Ivan Agudiak. 0-1, il Toro fa 10 in campionato, prende coraggio l'Enna, chiude il Castellammare nella propria area di rigore, qui al 60esimo per poco non ci scappa il 2-0, minuto 63 il Castellammare col lancio per Pizzo che battaglia coi difensori, poi cerca un destro pretenzioso che termina alto, 5 minuti più tardi ancora Castellammare a destra con cardinale magia sul diretto avversario, cross dentro toccato da Pizzo e poi da Bartolomeo Caronia che trova l'incornata vincente, quella per l'1-1, cambi per mister Strano, dentro Arcidiacono, fuori Caronia, si alzano un po' gli animi, un'espulsione per la panchina del Castellammare, poi Scaletta al posto di Guzzardi, 78esimo da Sessa, Carioto per Arcidiacono, eurogol dell'Enna, azione bellissima e conclusione altrettanto spettacolare per l'ex calciatore del Messina che ritrova il vantaggio, un gol pesantissimo, le lacrime in dedica allo zio scomparso in settimana, le condoglianze di tutta la nostra redazione, minuto 78, Arcidiacono si mette il cappello, quello da mago, calcio di punizione, gol del 3-1 e doppietta i gialloverdi in una gara difficilissima, quella del Giorgio Madranga, stanno cogliendo la settima vittoria consecutiva in campionato che permetterebbe all'Enna, almeno per una notte, di stare in cima alla classifica. Nel frattempo siamo all'80esimo e c'è ancora un cambio, entra Federico al posto di Sessa, minuto 88, ultimo tentativo, calcio di punizione di Cardinale, posizione defilata, è insidioso, Caruso ci mette una pezza e poi si ritrova il pallone lì, l'estremo difensore, triplice fischio però al Giorgio Madranga, l'Enna vince, lo fa ancora per 3-1 in casa del Castellammare e adesso a 2 punti di vantaggio sull'Agragas, impegnato domani in casa contro il Mazzara. Un cordiale saluto amici di Wii Sport e come sempre alla prossima. A questo punto passiamo al campionato di promozione, abbiamo 2 servizi, il primo si riferisce alla sconfitta del Marsala FC in quel di Partinico contro il Partinico Audace. Prego la regia. Amici sportivi, appassionati di calcio dilettantistico, buonasera dal campo San Salvatore di Partinico, dove tra pochissimo avrà inizio la sfida valida per il campionato di promozione tra i padroni di casa del Partinico Audace e il Marsala. Partiti. Partita partita in questo istante alla Zar. Palla per il numero 10 Ferrante, palla in avanti, esce senza nessuna difficoltà il portiere Rustico, abbranca il pallone di primi 9 minuti del primo tempo. 0-0, Ferrante al limite dell'area, attenzione il passaggio di ritorno, Ferrante, esce il portiere Rustico, ancora Ferrante, il pallone poi fortunatamente gli finisce tra le mani, che grossa occasione. Maglia azzurra, pantaloncini bianchi per il Marsala, maglia nero-verde con un pantaloncini neri, le tradizionali in pratica casacche delle due squadre. Attenzione, attenzione! E arriva il gol! Indecisione! Indecisione tra Scrozzo e il compagno di squadra. Incredibile indecisione, da 2 passi è riuscito con un colpo di testa Amodeo a servire il compagno di squadra che ha realizzato il gol, nulla ha potuto ovviamente fare Versace. Ci prova adesso Ferrante, palla in avanti, attenzione con il numero 11, poi lo stesso Ferrante, il tiro di sinistro è facile preda di Rustico. Il lancio fa correre sulla sinistra, attenzione, Meo, entra in aria, Meo, la smanacciata ancora il Marsala che sciupa il 2-0 a palla praticamente a porta vuota. Si libera bene il Marsala, attenzione, opportunità per Pellegrino, entra in aria, tutto solo Pellegrino, ci mette una pezza, più che una pezza, Rustico che evita la capitolazione, bravissimo, recupera, l'onnipresente la Farre, ancora un cross in aria, attenzione, c'è un tocco di mani,
avuto un attimo di indecisione, poi il calcio di rigore, che adesso si porta sulla sfera Ferrante, calcio di rigore che arriva al 38esimo del primo tempo, sui piedi del numero 10 del Partito, c'è la possibilità del pareggio, parte Ferrante che spiazza nettamente Rustico e mette la palla in rete per il gol dell'1-1. Riparte la sfida tra Partinico Audace e Marsala, inizia questo secondo tempo. Ancora ci insiste il Partinico Audace con Longo, il pallone a centro, Magaluso, calcio di rigore. È pronto a fischiare il signor Accetta di Barcellona Pozzo di Gotto, parte Ferrante e fulmina ancora Rustico dall'altra parte. Marsalese, attenzione, intercetta una palla importantissima e poi un miracolo, il miracolo di Rustico. Anselmo, avevamo, attenzione, il gran gol, che gol, che gol, 3-1 Partinico Audace, che gran gol, nulla da fare per Rustico. Gambino anticipato, può ripartire il Partinico Audace, occasione, opportunità da rete, tutto solo, si presenta davanti alla porta il numero, vediamo, dovrebbe essere il numero 8, Magaluso, che aveva avuto due buonissime opportunità, le aveva sciupate, adesso è arrivato il gol, il quarto gol. Mette la firma anche lui, Magaluso, su questa vittoria meritatissima. Ancora il Partinico Audace che va in avanti e proprio in questo istante arriva il triplice fischio del signor Accetta di Barcellona Pozzo di Gotto, è stato coadiuvato dai signori Poma di Trapani e Patrizio di Palermo. Vince meritatamente il Partinico Audace per 4-1. Ecco, torniamo in studio, vorrei brevemente commentare con Diego questa partita, dai due volti, il primo tempo sicuramente meglio il Marsala, nella ripresa il Partinico Audace è venuto fuori, magari al Marsala manca assortimento in panchina, gli 11 titolari non hanno retto fisicamente, sul 2-1 poi sono crollati, non hanno avuto più quella reazione, peccato perché nel primo tempo, ripeto, sull'1-0 il Marsala ha avuto la doppia chance per segnare la seconda rete. Sì, come abbiamo visto dall'immagine è stata una partita dai due volti. Nella prima parte potevi chiudere la partita, non l'hai fatto, e siccome il calcio è spietato, quando si sbaglia si paga e abbiamo pagato amaramente. Poi due calci in rigore, poi sai com'è, quando l'altro giorno c'è stato uno in banchina e si è messo a ridere, no? C'è stato un fallo, dice ma che fallo è? Dice questo è fallo di classifica, dice che significa? Significa che quando sei giù, purtroppo dice ho strazzato, strazzano, dice, è così purtroppo, certo. È un fatto fisiologico, di solito noi siamo sempre abituati a rispettare le persone che stanno bene, no? Quelli che stanno male in un certo qual modo li abbandoniamo, li lasciamo così, è così anche nel calcio. Assolutamente. Andiamo a questo punto a vedere l'ultimo servizio in programma che si riferisce alla sconfitta casalinga del Petrosino che ha perso per 4-0, 4 gol siglati dall'attaccante Rustico che è praticamente il fratello del portiere del Marsala. Andiamo a vedere il servizio. Un cordiale saluto dallo stadio comunale di Petrosino per la seconda giornata del campionato di promozione Girone A. Siamo alla seconda giornata di ritorno tra Petrosino e Folgore. Giornata caldissima e si parte. Partito e match tra Petrosino e Folgore, subito con il Petrosino che cerca di attaccare, ma la Folgore riesce subito a intervenire. La Folgore che cerca subito di attaccare, attenzione, siamo subito con Rustico, il tiro,
c'è subito il gol dopo 55 secondi. Gol di Rustico. Cerca un passaggio per Spinelli. Galluzzo verso Rustico. Ancora Peppe Rustico. Il tiro! Raddoppia! Raddoppia la Folgore con il gol al 13° minuto. Ancora Rustico. Petrosino 0, Folgore 2. Pisciotta batte. Vediamo, Beladi, Cortese, il tiro, murato. Poi Sellitto, murato ancora. E si comincia, è cominciata il secondo tempo tra Petrosino e Folgore. Spinelli prolunga di testa per Lupo. Lupo cerca un dribbling, ancora per Spinelli. Spinelli, il tiro, Lentini in corner. Pisciotta, ancora lui. Non trova, anzi trova poi Sellitto. Bono, il tiro deviato e il pallone arriva facile da Pizzolato. Dribbling di Giargiu su Lupo. Giargiu, vediamo, ancora Rosella. Rosella potrebbe tirare, invece cross basso. Attenzione, Cortese di testa in offside. Lupo, ancora Lupo. Lupo largo, attenzione verso Rustico. Rustico, il tiro, rete di Rustico. Al 12° e secondo tempo, altro gol di Rustico che si porta a casa il pallone con questa tripletta. Terzo gol di Rustico. Cortese. Cortese pressato verso Rosella. Rosella, vediamo. Non trova lo specchio della porta Angelo Rosella, però c'è deviazione, quindi corner per il Petrosino. Rallo verso Pasquale Galluzzo. Rallo, il cross, attenzione, verso Rustico! E c'è il quarto gol della Folgore. 30° e secondo tempo, gol ancora di Rustico. 4 gol di Rustico. Barry, attenzione, ruba il pallone a Arcur che però commette fallo. È finita la partita, non c'è recupero. Folgore 4, Petrosino 0. 4 gol di Rustico. Dal comunale di Petrosino un cordiale saluto a tutti. Siamo in studio, ultime battute prima di congedarci. Naturalmente la seconda parte della trasmissione l'abbiamo dedicata interamente ai servizi delle maggiori realtà che insistono nel nostro territorio e nell'Interland marsalese. Fabrizio, quali sono i vostri prossimi appuntamenti con la scuola calcio? Naturalmente è un periodo ricco questo di iniziative e di campionati che poi culmineranno sicuramente in primavera. Sì, allora le nostre iniziative sono intanto quello di continuare il nostro progetto con i bambini, quelle degli allenamenti 3 giorni a settimana, li ricordo sempre il lunedì, il mercoledì e il venerdì, presso il centro sportivo Spagnola Club, Incontrada Spagnola, a Marsala. E dopodiché, dopo aver lavorato sulla preparazione, facciamo i vari incontri settimanali e partecipare a tutta l'attività della FIGC con le categorie primi calci, pulcine, esordiente, piccoli amici e poi ai tornei. Abbiamo già preso parte al torneo di Natale che ha organizzato gli amici dell'Accademia Trapani di Ciccio Gambicchia con la categoria piccoli amici e con i primi calci. E al torneo Costa Caia abbiamo partecipato con la categoria esordiente e con la categoria pulcino. Adesso ci saranno altri tornei che si terranno in provincia e in regione e parteciperemo. Sarebbe anche il nostro obiettivo, se ci riusciamo, partecipare al torneo calcio giovane 90 che si tiene a Città di Castello. È già da 2 anni per i problemi del Covid che non si fa e quindi non abbiamo partecipato. Speriamo quest'anno che si ricomincia e potremmo partecipare. A noi interessa partecipare per
come, ecco, offrire ai ragazzi punti di socializzazione, divertimento e non andare a vincere i tornei. E in più continuare il nostro progetto con l'Accademy Perugia Calcio, questo lavoro degli stagi tecnici, che stagio formativo dei tecnici che si terrà qua a Marsala, e poi andare anche a fare una trasferta a Perugia per partecipare a qualche iniziativa della Perugia Calcio. Leo Valenti, qual è il momento più bello di stare insieme a questi ragazzi? Durante le partite oppure nei momenti legati agli allenamenti, quando naturalmente avete un ruolo più attivo nella socializzazione tra tutti questi giovani? Per i ragazzini il divertimento è quando già siamo in sede, facciamo gli allenamenti, si gioca, si fa allenamento, si parla con i genitori, si va avanti mettendo tutti a suo agio. Ecco, qual è l'atteggiamento che si deve tenere con i più piccoli? Naturalmente un atteggiamento rigoroso, rigido, sta troppo da insegnante di scuola. Diciamo che il vostro ruolo è anche quello di calarvi in questa dimensione di un mondo, diciamo, fatto anche di sogni. Sì, ma rigido rigido no, perché sono piccoli. Appunto. E cercheremo di farli stare a suo agio. Essere rigidi significa c'è il piccolo che magari un passo indietro e magari se la prende un pochettino, non riesce ad integrarsi. Ecco. Però cercheremo noi intanto di farli divertire, come ha detto Fabrizio. La cosa più bella di tutto. È la cosa più bella, perfetto. Ecco, Diego, telegraficamente, domenica un impegno importante casalingo al Mariano di Dia di Strasatti, diciamo che purtroppo l'impianto non offre la possibilità alle persone di intervenire, almeno ufficialmente, perché la tribuna non è agibile, e comunque la squadra di Nanni Amodeo e di tutti i componenti venderanno cara la propria pelle alla ricerca della prima vittoria stagionale. È quello che ci auguriamo. L'importante è che loro giocano sempre con la stessa voglia, l'entusiasmo che li ha contraddistinti fino adesso. Sono sicuro che faranno una grande prestazione. Poi calcio è strano, sai? Non è una scienza esatta. Sai come finisce la partita, non puoi sapere. Però mai. L'importante è che diciamo, riusciamo a mantenere diciamo questa voglia di giocare, questa allegria. C'è il massimo impegno, quando la matematica lo consente, bisogna provarci. Io credo bisogna lavorare su quello, continuare a fare gruppo, a volersi bene, a sacrificarsi per il compagno e giocare così con la mente libera, che sono sicuro faranno delle grandi prestazioni. Io mi auguro solo che non ci siano infortuni, queste cose qua, ma sono sicuro che faranno delle grandi prestazioni, perché vedo dei ragazzi motivati e soprattutto c'è molto entusiasmo tra di loro, ecco, c'è amicizia, quando c'è amicizia si va lontano. E questo potrebbe essere il buon auspicio. Termina qui il nostro ennesimo appuntamento con lo sport di Top Sport Live. Naturalmente rinviamo l'appuntamento sportivo con la nostra emittente alla prossima settimana. Ringrazio i nostri ospiti e un saluto caloroso a quanti hanno avuto la bontà di seguirci. Grazie a te. Grazie. Grazie. Canale 2. Pubblicità. Lombardo Centro Revisioni SRL. Vendita auto usate, aziendali, nuove, chilometro zero, multimarche. Inoltre, Lombardo Centro Revisioni comunica a tutti gli automobilisti che a partire da gennaio 2023 le autovetture immatricolate nel 2019 devono essere sottoposte alla prima revisione in funzione al mese di immatricolazione. Lombardo Centro Revisioni SRL è in via alla Regione Siciliana 43 a Petrosino.
Amore, dove mi stai portando? A comprare i mobili nuovi per la nostra casa di campagna e per il nostro B&B. Ah, ecco appunto. Hai detto nuovi e mi porti da Alessandro Mercatone dell'Usato. Ma certo, da Alessandro portiamo il nostro usato, che verrà valorizzato e rivenduto. E compriamo tutto l'arredamento nuovo. Da Alessandro Mercatone trovi tutti i mobili nuovi che ti servono, risparmiando tantissimo. Cucine componibili di elettrodomestici, camere da letto e camerette. E ancora divani, tavolini, scarpiere. Vieni a scoprire la qualità al giusto prezzo da Alessandro Mercatone in via Salemi 616 a Marsala. Alessandro Mercatone, affari fatto. 91025 servizi, prenota il tuo pulmino a Marsala, noleggio senza conducente, su richiesta con conducente, pulmino 9 posti, autobus 20 posti, autovetture, transfer dal porticciolo turistico o dall'aeroporto di Trapani Marsala. Per informazioni 342 05 76 083, 328 42 43 015 o 347 62 16 458. 91025 servizi. La BGF Calcestruzzi, con esperienza di lungo periodo nel settore del cemento degli aggreganti del calcestruzzo, è leader nel suo campo. La ditta infatti opera su studi di cementi, malte, aggreganti e calcestruzzi, mettendo a disposizione la sua collaborazione per trovare la soluzione ad ogni problematica. Le strategie di mercato sono focalizzate anche sullo sviluppo di applicazioni per il ripristino strutturale, il recupero, la rigenerazione e la manutenzione di infrastrutture di aree industriali. La Calcestruzzi dedica una particolare attenzione e cura al servizio di assistenza tecnica per progettisti e direttori dei lavori, nonché imprese di costruzione, seguendo le linee guida secondo la normativa UNI-EN 206 e UNI 11-104, come da decreto del 17 gennaio 2018. BGF Calcestruzzi si trova a Petrosino, in via dei Platani. Officina Rodriguez Salvatore, unica officina autorizzata assistenza Fiat a Marsala. Ci troviamo in via Cecea Zaretti numero 7. Da noi inoltre ricarica aria condizionata, pulizia interna del motore ad idrogeno, diagnosi computerizzata, sanificazione ad ozono dell'abitacolo, calibrazione radar, officina all'avanguardia di nuove attrezzature. Il centro impiantologico odontoiatrico del dottor Marino Antonio e collaboratori, con la loro profonda specializzazione, permette di effettuare trattamenti all'avanguardia con tecnologie innovative e attrezzature di ultima generazione. In un'unica seduta si mettono gli impianti e si costruisce una protesi di durata. In un'unica seduta il paziente risolve tutti i suoi problemi funzionali ed estetici. Il paziente scoprirà come sarà facile tornare a sorridere. Sarà possibile rateizzare il pagamento e finanziamento agevolato, trasformazione della protesi mobile in protesi fissa in 24 ore, impianti dentali post estrattivi e a carico immediato, denti fissi in 24 ore. Il centro si trova a Marsala nella via Giulio Ancaomodei 58. Si potrà prendere un appuntamento telefonico allo 0923 181 1336 e al 360 7676 80, oppure collegandosi al sito web www.dottorantoniomarino.it. Agrifarm, soluzioni per l'agricoltura. Risolviamo ogni problema di coltivazione. Sappiamo come guarire le tue piante, migliorare la tua produzione o avviare un nuovo terreno. A Marsala, in contrada Fontana di Leo 66. Agrifarm, soluzioni per l'agricoltura. www.canale2.com.